Chelsea Corinthians, dunque partita che vale, come detto, per la finale, per andare in finale per il quinto e sesto posto. E allora scopriamo, fra poco scopriremo chi tra queste due squadre vincerà questa partita. Ieri Chelsea battuto 2-1 dal Lugano, una partita che insomma ha lasciato un po' d'amaro in bocca la formazione inglese, che era andata in vantaggio, poi ha subito il ritorno nel Lugano nella ripresa, il pareggio di Bakvetita, il gol a un minuto dai rigori di Ilic con il portiere Kurd non impeccabile. Corinthians che ha tenuto testa per un tempo al fortissimo Atletico Madrid, poi un po' crollato in avvio di ripresa e alla fine ha perso con il punteggio di 4-0 tutti i gol nel secondo tempo. Si parte, allora la gara è iniziata con il Chelsea che guadagna qui un calcio di punizione, è andato giù Ryan, un giocatore che si contraddistingue anche per la sua cresta, un giocatore che sta facendo benissimo a livello di gol, a livello realizzativo, anche se ieri ha un po' diciamo pagato contro il Lugano, due partite senza segnare per il numero 7 che ha segnato 4 reti nelle prime due partite contro River e Juventus. Attacca il Corinthians, conclusione della distanza che sorvola la porta di Kurd, che non deve neanche abbozzare l'intervento, uno dei migliori portieri di questo torneo, Ted Noah Kurd, però appunto l'errore grave su Godilic di ieri che ha un po' pregiudicato il torneo della sua squadra. E adesso il Chelsea che viene avanti con Alexander, pallone verso Russell Denny. Russell Denny che deve aprire il gioco davanti, lo fa per Ryan, non ci arriva Pedrinho, Ryan ha un po' di spazio, lo rimonta ovviamente Mateus, guardate con quale facilità il numero 4 del Corinthians recupera metri e pallone, sottraendolo al controllo dell'attaccante del Chelsea, uno dei migliori attaccanti della formazione, anzi del torneo intero, molto molto tecnico, un destro molto molto educato, un gol bellissimo contro il River nella prima partita di questo torneo, un delizioso pallonetto. Anticipo di Alexander che però viene, fermato, allora ancora il Corinthians con Pedrinho, poi Mateusz, ancora Pedrinho, lui che avanza, pallone giocato adesso dalla numero 9, Vitor Lukas, poi perde pallone Gustavo, riparte il numero 7 ancora Ryan, Gustavo torna su di lui, c'è il fallo da parte di Mateusz, punizione per il Chelsea, anche il numero 3 con la cresta peraltro del Chelsea, il fatico Thabo Kouao, impiegato meno degli altri in questi due giorni dal Chelsea, oggi però parte titolare, primo dicembre 2006, giocatore più giovane di questa squadra che raduna solo giocatori del 2006, però tutti anche abbastanza piccolini dal punto di vista fisico. Ryan cerca la porta col destro, trova la comoda parata di Bruno Froisch de Paiva e riparte il Corinthians che è tra le squadre scese in campo in questo torneo quella che vanta il peggior attacco, insomma un attacco che ha portato solo 4 reti in 4 partite, a fronte però di una difesa che si è comportata benissimo, per esempio hanno battuto il Benfica, squadra che è appena andata in finale, e hanno tenuto in scacco per un tempo intero il grande Atletico, prima o poi appunto di cedere alla maggior qualità dei colchoneros. Qui rivediamo la punizione di Ryan, di fatto un pallone facile per il portiere Bruno. Avanti il Chelsea, Ryan a numero, Mateusz lo ferma ferosamente, poi interviene l'arbitro e segnala il calcio di punizione per il Chelsea, numero davvero di rapidità e tecnica per Ryan, Mateusz in ritardo, tutte le gambe dell'attaccante del Chelsea. Altra punizione da lontano, attenzione al grande estero di Riley Ian Court, 4 gol in 4 partite diverse, l'unico giocatore di questo torneo che è riuscito ad andare in gol in tutte e 4 le gare disputate, adesso vediamo se gli riesce il pokerissimo, un giocatore che ha grandi soluzioni balistiche dalla distanza, vediamo se prova addirittura il tiro in porta, così è, il pallone però non si abbassa abbastanza, è terminato sulla porta di Bruno. Court, 4 gol, 1 a partita, molto importanti, per esempio il gol che aveva portato in vantaggio ieri il Chelsea sul Lugano, quello del pareggio contro il Lugano dell'1-1 della gara di ieri mattina, insomma un giocatore che spicca forse anche per una certa capacità di leadership, di trovare anche una qualità innata, quella di risultare decisivo nei momenti caldi delle partite. Il pallone buono da parte di Russell Denny in avanti, ma si è chiusa bene la difesa della Corinthians, adesso manovra con Caio Henrique, pallone in avanti, in vantaggio Harrison Alexander, gestisce lui il pallone, lo appoggia su Thabo Kouao, lo attacca Gustavo, gli ruba il pallone, ancora Gustavo, ancora Thabo Kouao, non si fa superare, si lotta, arriva anche Pedrinho, si è fatto un fallo da parte del numero 7 del Corinthians, si gioca invece per l'arbitro, il lancio lungo da parte di Ryan a cercare lo scatto di Ajala, anche lui uno dei giocatori meno impegnati
rispetto ai suoi compagni. Non sta giocando per esempio Tarik George, numero 10, sempre titolare nelle partite precedenti, così come Acheam Pong, che entrambi sono seduti in panchina. Potremmo vederli nel corso della partita. 5 minuti 0-0, nessuna occasione particolare, ritmo è comunque intenso nonostante il caldo, c'è il contrattacco del solito Mateusz che però viene fermato, allora Kort fa via in bello stile a tre giocatori, molto bravo, serve Ajala, Ajala ancora per Kort, può anche pensare a tirare, interviene e la difesa del Corinthians a spezzare l'azione, poi però ancora il Chelsea con il numero 8 Russell Denny. C'è ancora Corinthians, si lotta molto a centrocampo, il fallo su Pedrinho, punizione netta per il Corinthians, mentre è passata in vantaggio la Roma con il gol di Mantovani. Roma in vantaggio sull'Ajax 1-0 nell'altra semifinale di questo mini torneo per il quinto ottavo posto. Ricordiamo che qui in caso di parità al 40esimo si procederà direttamente con i calci di rigore. E a terra Pedrinho, il giocatore del Corinthians medicato dallo staff dei nella sua squadra, terra anche Ajala, momenti di break, c'è anche molto caldo in questo momento con il sole a picco sul campo numero 2, pertanto è necessario forse anche dissetarsi, tutti i bambini del Chelsea adesso vanno in panchina, così come quelli del Corinthians in cerca di bottigliette d'acqua. In piedi intanto Pedrinho, il numero 7 del Corinthians, che ha segnato in questo torneo un totale di 3 gol su 4 segnati in tutto dalla Corinthians. Ryan è a 4 distante, Mauricio Fernandez 8 gol, 6 per il diablito Claudio Echeverri, che è stato oggi neutralizzato molto bene dalla difesa del Benfica. Sono loro i migliori, i primi due in classifica marcatori, ci sono ancora un po' di partite, in tutto 10 partite per cambiare ancora le cose. Punizione per il Corinthians, calciata in avanti dalla numero 6 Caio Henrique, la parata è semplice per Kurd. Murray Campbell allarga bene sulla destra per Kurd, puntare Mateusz, scambia con Ajala, poi ancora Mateusz, capisce tutto e lontana il Corinthians, vantaggio c'è Tabo Kouaou, con calma per Russell Denny. Alessandro Alexander, lui che tocca il pallone in avanti, tenuto in campo dal Timao, Gustavo, Mateusz, ancora Pedrinho, anzi numero 8, chiedo scusa, si tratta di Padula che ha preso il posto proprio di Pedrinho, ancora un po' dolorante, si è accomodato in panchina il numero 7 del Timao, termine portoghese con cui i tifosi del Corinthians identificano la loro squadra, vuol dire grande squadra, il grande team o Timao, squadra di grandissima tradizione brasiliana, sede a São Paulo do Brasil, una delle formazioni più prestigiose e più nobili del calcio paulista. Palla al centro, il colpo di testa sfiorato, ancora però è tenuto in campo Mateusz per Gustavo, che è un brutto controllo, tocca per ultimo a Redon Alexander, la rimessa è del Corinthians che rimane in attacco. 8 minuti 0-0, praticamente inoperosi due portieri. Qui li vediamo, il colpo di testa sfiorato Padula, poi Ryan lotta insieme a Gustavo, la meglio per un attimo Gustavo, riesce a crossare un pallone pericoloso lontano a Kort, perfeziona però il Corinthians nel disimpegno con Riccardo Silento, giocatore impegnato poco in queste prime due giornate, adesso entrato da qualche istante, poi provato il destro dalla lunghissima distanza, uscito non di molto rispetto alla porta di Kort. Kort, sono quasi omonimi, Kort e Kurd, Kurt e Kurd per pronunciarli all'italiana, ma chiaramente l'inglese suona molto simile. Arisano Alexander quando è nella rimessa laterale, il Corinthians continua, prosegue anche oggi nel suo atteggiamento molto accorto, tatticamente non ha, dicevamo al di là di Pedrinho, grandissimi attaccanti magari la formazione brasiliana, però attenzione a Mateusz, una gran botta molto molto pericolosa che fa sibilare la traversa. 10 minuti sul cronometro, palla gol per il Corinthians con il destro molto insidioso di Mateusz, diciamo non ha grandissima qualità offensiva magari, però sopperisce con un'organizzazione tattica davvero sorprendente per una squadra di bambini di 10-11 anni, e vedete come i punteggi restino sempre molto bassi della formazione brasiliana,
tenuto 0-1 eccellente anche col senno di poi contro il Benfica. Pallone per Tao, Tabo qua, palla in mezzo, Bruno anticipato dal suo compagno, si salva comunque il Corinthians. Poi ancora Murray Campbell subisce il fallo, la punizione a favore del Chelsea quando siamo a un passo dalla metà del primo tempo. 0-0, pericoloso poco fa il Chelsea, comunque ben munita la traguardia dei brasiliani, e adesso punizione affidata al destro di Murray Campbell, che probabilmente però andrà a cercare un compagno. Difficile da lì, non è un giocatore che ha messo in mostra in questi giorni particolari capacità della distanza, magari ci sorprende in questo momento, e così è in effetti, ma è un suggerimento piuttosto comodo per Bruno, che rilancia con le mani, anticipo netto di Cord che tiene giù il pallone, lo scambia con Ajala, poi in tre della stessa squadra sul pallone a contenderselo Cord e Ajala, pallone che viene giocato però in maniera un po' affrettata, lo spazza in avanti Gustavo, poi va a attaccare Padula, pallone nella disponibilità del portiere Cord, difficile col vento, controllo difficile di Murray Campbell, riesce a cederlo poi a un compagno, poi è Tabo che riesce a guadagnare la dimensione laterale. 10 minuti e 40 secondi sul cronometro, sempre 1-0 Roma sull'altro campo, sul campo numero 1, l'altra semifinale per il quinto e ottavo posto. Gustavo, poi Mateus, suggerimento molto buono per lo scatto del numero 6 Caio Henrique contro Kurt, rientra il numero 6 del Corinthians, appoggia a Mateus, gioco di gambe, Mateus fa quello che vuole col pallone, Caio Henrique prova la palla al centro, non c'è o comunque non riesce ad arrivarci Padula, pallone sul fondo molto insidioso, il cross davvero terzino sinistro brasiliano, tradizione sterminata in questo ruolo per il Brasile, qui pallone che è molto teso, molto carico d'effetto, ma nessun giocatore è riuscito a intervenire. I due cambi del Chelsea, che sono gli unici possibili per il Chelsea, ovvero Achean Pong e George, escono Ryan e Cort, dunque sono loro due che con ogni probabilità rivedremo nel secondo tempo. Per il momento gli fa rifiatare il tecnico del Chelsea, attenzione alla pallone che passa proprio per George davanti a Bruno, il vantaggio del Chelsea dopo 12 minuti, si sblocca il risultato, segna appena entrato al primo pallone Tyrick Delaney George, 1-0 Chelsea. Qui un po' sorpreso la difesa del Corinthians, aspettiamo il replay per apprezzare la freddezza di George sull'assist di Tabo, un po' fuori posizione qui numero 14 Silento, che è stato aggirato dal movimento di George, ed è il gol dunque del Chelsea che va in vantaggio, ed è il primo gol in questo torneo di Tyrick George, che non aveva mai segnato nelle partite precedenti, e si merita adesso il gol dunque che porta in vantaggio i Blues. 12:30, partita molto equilibrata, si sta facendo preferire forse anche il Chelsea, il Corinthians, ma il gol è arrivato adesso da parte della squadra inglese, Tyrick George, il primo gol in questo torneo, così come nel primo gol di Mantovani della Roma, due debuttanti per quanto riguarda il tabellino dei marcatori in gol nelle due semifinali per quinto e ottavo posto. Ieri nella Roma avevano segnato Ragone, Almaviva e ancora Ragone contro il Benfica, nelle due partite di Gelarossi contro il Benfica. Ancora Chelsea, azione personale di Achean Pong, Murato, poi può partire il Corinthians, un 2 contro 2, torna dietro Tabo di gran carriera, Caio per Pedrinho che è tornato in attacco, Pedrinho rientra sul pallone, fermato poi da Russell Denny, e il Chelsea, pur essendo una squadra ai minimi termini dal punto di vista numerico, riesce comunque a tenere il campo in maniera eccellente. Non ce la fa invece qui il numero 11 Ajala, e la rimessa è per il Corinthians, 14 minuti, Chelsea in vantaggio. Pedrinho difende il pallone, apertura dall'altra parte per Gustavo, tocca per un attimo Tabo, sbaglia il tocco Gustavo, George bravissimo a liberarsi anche di Mateus, la buona guardia però presa del Corinthians, ancora Murray Campbell indietro, deve uscire Cord, si ricorda anche un po' Courtois nelle movenze, nella struttura fisica, chiaramente Courtois ha una quarantina almeno di centimetri in più, però fisico proporzionale. Attenzione al Corinthians, forse un fallo di mano, così è, e c'è il calcio di punizione per il Corinthians dal limite, se l'è procurato Gustavo, è andato giù Tabo Cuovo, che con la mano secondo l'arbitro, vediamo qui, fallo di mano
ci può stare. Punizione dal limite per il Corinthians, c'è Pedrinho che sistema il pallone, il numero 7, che ha segnato su punizione questo torneo, un gol alla Roma nella prima giornata, con molto bello peraltro, una posizione molto defilata, qui andrà col suo destro. Ci sono visti un po' di gol su punizione in questo torneo, già stamattina 2 di Gonzalo Oliveira e di Morsio Fernandez. Va Pedrinho, la palla passa, la parata strepitosa di Kurd, una grande parata del portiere del Chelsea, una conclusione precisa e potente che aveva superato la barriera. Attentissimo Kurd, parata bellissima che vogliamo rivedere il prima possibile alla fine di questa azione, con il Chelsea che si difende adesso con il Corinthians in massa in attacco. Pallone aperto a destra per il numero 10 Murillo. Corinthians che non trova spazi, di parte da dietro da Silento Neto, e scema un po' la pericolosità dell'azione dei brasiliani, vicinissimi al pareggio con la punizione di Pedrinho, parata davvero da grande portiere di Kurd. Chissà se ha dormito stanotte dopo l'errore decisivo contro il Lugano, si sta comunque rifacendo ampiamente quest'oggi, per ora partire che davvero ha rappresentato una sicurezza per la sua squadra. Pedrinho difende il pallone, non trova spazio per girarsi, deve ricominciare da dietro. Silento, Caio Henrique, Silento, Chelsea adesso tutto dietro la linea del pallone ad aspettare di partire con la velocità di Giorgio, che qui va a disturbare il disimpegno di Silento. Possiamo forse vediamo rivedere la punizione, eccola qui di Pedrinho, parata davvero eccellente di Kurd, tiro molto potente, si distende a destra e respinge a mano aperta. Kurd anche stilisticamente un intervento notevolissimo del portiere inglese. Chelsea in vantaggio, adesso il Corinthians palleggia e tiene il possesso del pallone, però qui Chelsea è ben coperto all'indietro. Murray Campbell per Kurd. Per il numero 8 Russell Denny, a Chiang Pong, direttamente in palo laterale, salito di qualche metro il baricentro del Corinthians. Chelsea che adesso deve difendere, cosa che peraltro sa fare bene la squadra inglese, che comunque ha subito non mai più di 3 gol nelle sue partite. Nel dettaglio 3 dal River, 1 dalla Juventus, e poi ieri 3 in 2 partite contro il Lugano, appena 7 gol subiti in 4 partite, non sono molte le difese che hanno fatto meglio. Attacca il Corinthians con Mateusz, guadagna un calcio d'angolo il Timão, deve trascinare in attacco anche in attacco la sua squadra. Mateusz che ha segnato il gol dell'1-0 del Corinthians sulla Benfica, intanto pareggio dell'Ajax 1-1 sul campo numero 1. Gli olandesi sono riportati in parità. Calcio d'angolo per il Corinthians, dalla bandierina il pallone calciato dal numero 8 Pedro Padula, ma può addirittura partire il contropiede del Chelsea con Murray Campbell, grande contropiede, il destro dalla distanza, fa tutto da solo, voleva il gol cost to cost il numero 2 del Chelsea. Un po' l'ha guardato male George alla sua sinistra, qui ha visto, ha cercato di pari, la palla è uscita peraltro anche di poco, di una cinquantina di centimetri alla sinistra, anzi alla destra di Bruno Paiva. Pedrinho sporca il pallone a Jara, la rimessa è del Corinthians, se ne occupa Caio Henrique. Pedrinho a Caio Henrique, indietro il Corinthians, Riccardo Silento, il break di Tabo Quao dentro per George, in fotocopia il 2-0 del Chelsea, ancora Tyrick George, 2-0 Chelsea, azione di fatto identica a quella che aveva portato all'1-0, ma ancora una volta Corinthians che si fa sorprendere sulla propria destra, e ancora una volta Tyrick George sull'assist di Tabo Quao, rimane in mezzo Riccardo Silento e George non sbaglia, davanti a Bruno un bel tocco anche di destro di prima intenzione di Tyrick George, la doppietta di questo ragazzo nato il 4 febbraio 2006. Il Chelsea a un minuto all'intervallo davanti 2-0 contro il Corinthians, risultato che non ci si aspettava
così netto già dopo metà partita. Cadice che ieri aveva tenuto il campo in maniera strepitosa nel primo tempo, sfiorando ripetutamente il vantaggio contro l'Atletico. Oggi evidentemente Chelsea più fresco, più determinato, e il 2-0 anche su due disattenzioni difensive, una cosa insolita per una squadra che invece in difesa si è sempre comportata benissimo in questo torneo. Però in avanti sta finendo il primo tempo, vediamo se c'è spazio per un'ultima azione della formazione brasiliana, con il numero 5 per entrato Murillo, Mesquita, Tavares, anche lui impegnato poco nelle partite precedenti, e giustamente lo manda in campo quest'oggi André Luiz. Lo scatto di Murillo, Tabò in scivolata, bravissimo Tabò Cuao, per Mateus, tocca a lui e finisce qui il primo tempo. Chelsea in vantaggio per 2-0 su Corinthians, entrambe portano la firma di Tyrick George. A tra poco per il secondo tempo. Fischietto in bocca, si può partire allora per il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti di questo sabato per Chelsea e Corinthians, prima poi di andare tutti in gita a Venezia nel pomeriggio. Una bellissima esperienza per questi bambini, molti dei quali immagino non siano neanche mai stati in Europa, per quanto riguarda il Corinthians ovviamente. Squadre che sono al debutto in questo torneo, dunque non hanno potuto neanche visitare Venezia l'anno scorso, cosa che capitò nello stesso giorno, il sabato pomeriggio, destinato, dedicato allo svago, alla relax per questi bambini sottoposti in effetti a un discreto tour de force, 5 partite in 3 giorni, domani ci sarà la sesta, una discreto stress per un totale di 200 minuti, ovviamente non giocati dagli stessi giocatori, però insomma la stanchezza è abbastanza normale a questo punto del torneo. C'è una grande giocata di Chan Pong, poi il Chelsea con George per Court, che è rientrato, come è rientrato anche Ryan. Ancora Court, allarga sulla sinistra, arriva Tao, mette al centro l'uscita a vuoto di Bruno, che tocca il pallone male, lo allontana in qualche modo la difesa del Corinthians. Poi c'è ancora Chan Pong, che è sbilanciato, calcia sul fondo, rimessa dal fondo per Bruno, uscita un po' incerta del portiere del Corinthians, e riparte la formazione brasiliana, che deve a questo punto rimontare. Squadra che, dicevamo, non ha un grandissimo potenziale offensivo, soltanto 4 reti nel corso del torneo in 4 partite e mezza. Parata facile di Ted Kord, stanno anche arrivando i bambini nel Krasnodar, che a seguire affronteranno il Manchester United nel torneino per le posizioni dal 9° al 12°, che concluderà il programma di questo sabato con Paris Saint-Germain, Juventus e Krasnodar, Manchester United contemporaneamente. La seguiremo più tardi. Intanto Gustavo, bella giocata, scambia Gustavo, baltiro e la palla fuori non di molto alla destra di Kurd. Bellissima combinazione tra Gustavo e Mateus, pallone calciato di destro da Gustavo, molta potenza, poca precisione, si salva il Chelsea. Pallone che passa, c'è Kurt fermato da Pedrinho. Sono un po' cambiate le posizioni, adesso Pedrinho sta giocando più arretrato e Mateus sta facendo il centravanti quasi. La conclusione di sinistro tentata da Caio Henrique, anche qui nessun problema per Kurt. George arriva a prendersi il pallone, poi lo ricede al portiere inglese. Ryan attaccato, guadagna rimessa laterale il Corinthians, è andato l'ultimo tocco il suo. Caio Henrique per Mateus tocca il pallone togliendolo dalla disponibilità di Murray Campbell, ma è un passaggio piuttosto comodo a Kurd. Ancora lui, piattone in avanti ancora delle Corinthians. Pedrinho però lascia il pallone, lo riconquista di fisico, duello con Kurt, poi calcio di punizione per il Corinthians, il fallo commesso dal biondo numero 9 del Chelsea, che ricordiamo unico giocatore ad aver segnato in tutte e 4 le partite disputate tra giovedì e venerdì. In questo momento è ancora a secco, ha un quarto d'ora abbondante per continuare la sua striscia. Pallone messo al centro da Pedrinho, di testa Mateus,
manca la deviazione, spostato in attacco anche per sfruttare magari la sua fisicità nel confronto con il Chelsea. I giocatori Corinthians mancano forse un po' di fisico, di chili per duellare con difese più munite, più fisicamente prestanti. Ryan e Kurt si sovrappongono i due. Ryan, anzi Kurt, prova a cambiare gioco verso George, si chiude bene il Corinthians, poi recupera ancora Tabo Kwao. George, Chelsea che continua ad attaccare, però ne ha in mezzo. Intervento del portiere del Corinthians che fa ripartire. Quinto minuto in corso, 10, anzi 15 alla fine, tornata in vantaggio la Roma, 2-1. Aveva pareggiato Konadu e adesso ha segnato Reale per la Roma, il gol del 2-1. Un gol importante in chiave marcatore, il quinto gol di Konadu in questo torneo, si porta al terzo posto il miglior marcatore dell'Ajax. Le spalle di Morsio, Fernandez e di Echeverri, primi due, 8 e 6 gol, 5 gol con Adu. Pedrinho in mezzo a due, guadagna di messa laterale il Corinthians che deve un po' serrare i tempi perché i minuti passano, il risultato rimane 2-0 per i Blues, che si sono in tenuta nera quest'oggi. George, pallone in avanti, controllato ancora dalla Corinthians con il biondo Mesquita Tavares, poi un intervento piuttosto duro da parte di Kurt e c'è calcio di punizione per il Corinthians. Informazioni di servizio. C'era Pedrinho. C'è un motorino scooter nero da spostare, targato con Domodossola 0266. Pedrinho col destro dalla lunga distanza, un pallone al centro, un passaggio che però viene neutralizzato dalla difesa del Chelsea, poi ancora Pedrinho, soluzione piuttosto complicata e la palla finisce molto alta. In panchina Ajala, lo stiamo vedendo, i giocatori del Chelsea sono pochi, lo dicevamo, e quindi c'è bisogno di tanti ricambi. Arriva il gol del Corinthians, il 2-1 firmato da Gustavo. 2-1, riapre la partita la formazione brasiliana, lo fa con il suo numero 2, anticipo netto e destro in diagonale imprendibile per Kurt, lanciato molto bene Gustavo, molto bene, mirando il paletto di sostegno della porta, e riapre la partita allora la formazione brasiliana, il primo gol di questo torneo anche per Gustavo. 5 gol ha fatto Corinthians in 5 partite, 3 li ha fatti Pedrinho, 1 Mateus, questo è il primo di questo giocatore, Gustavo Bertolino dos Santos, nato il 4 gennaio 2006, terzino destro anche qui nella miglior tradizione brasiliana, di grande spinta. Punizione dal limite per il Chelsea, dal limite del lato corto, il fallo commesso ai danni di Jack Ryan, che si rialza un po' a fatica. 2-1 anche sul campo nuovo numero 1. Partita ancora in bilico, la punizione di Ryan, la parata spettacolare di Luis Paulo, il portiere che ha sostituito Bruno. A due mani Luis Paulo va a togliere il pallone dal 7, toccato con la mano destra, c'è il calcio d'angolo per il Chelsea che si è subito fatto pericolosissimo dopo il gol dei brasiliani. Batte George, lontana Gustavo. A vuoto Alexander, può ripartire Pedrinho, forse con una mano, l'intervento del numero 5 del Chelsea al Champong, lascia giocare, pallone buono per il numero 5 del Corinthians, esce tempestivamente Kurt e allontana il pallone che termina in fallo laterale. Rischiato qui il Chelsea qualcosa perché si era scoperto sul contrattacco del Corinthians. Mesquita Tavares. Colpo di testa di Acheampong, ancora Gustavo, lotta con il numero 3, Kurt attaccato, adesso il Corinthians si è fatto un po' più aggressivo, un po' più intraprendente, deve fare attenzione però Menezes, entrato da poco Vinicius Menezes, sulla pressione di Ryan,
mette il pallone in faro laterale. Corinthians in questo momento non ha in campo il grande Mateusz, uno dei rarissimi momenti in cui la formazione brasiliana ha rinunciato al suo numero 4. Attenzione a Kurt, va via lentamente a Caio Henrique, spazza Mesquita Tavares, rimane lì però il Chelsea. Siamo vicini alla metà del secondo tempo, 2-1, doppietta di Giorgio nel primo tempo, ma ha accorciato le distanze Gustavo e il Corinthians è a un gol dalla rimettere in piedi questa partita. Buono il lavoro da parte di Gustavo, che però viene poi fermato ancora da Kurt, che non ci pensa su come spesso gli succede. Appena a spazio calcia in porta, in questo caso trova la deviazione e il calcio d'angolo. Ho capito male Luis Paulo, ma è una deviazione ravvisata dall'arbitro. Ryan, 10 minuti adesso, metà partita, metà tempo ancora da giocare, tutto aperto sul campo numero 2 e anche sul campo numero 1, dove la Roma è sempre avanti. Sarebbe dunque Roma-Chelsea in questo momento la finale per il quinto posto. Batte Ryan, il colpo di testa di Kurt che pisce male, tutto scoordinato, ma il pallone largamente a lato. Rientrano i due giocatori del Chelsea che ancora mancavano l'appello, ovvero Russell Denny con il numero 8 e Ajala con il numero 11. Li sostituisce Murray Campbell e Kurt. Chelsea in questo momento con la curiosa disposizione di tutti i giocatori di colore, a eccezione del portiere, All Black. Formazione inglese, naturalmente è una annotazione puramente per curiosità, non c'è assolutamente nessuna, nulla da sorprendersi per il calcio inglese, che è uno dei più multietnici e più integrati del mondo. Mai stato un problema per la cultura inglese la differenza di etnie e di colore. Alzato il pallone dal numero 3 del Corinthians, Vinicio, poi Mateusz che è rientrato, lotta qui con Acheampong, lotta da terra, Mateusz rimane in posto di palla del Corinthians con Gustavo, appoggia a Pedrinho, Pedrinho ancora verso Mateusz, pallone che si alza, poi Caio Henrique, un altro campanile, Ryan in mezzo a due, difficile per lui andarsene, infatti lo ferma in maniera regolarissima, un ottimo Pedrinho, c'è Caio Henrique a sinistra, c'è Pedrinho che va centrale, scambia con Mateusz, Pedrinho potrebbe anche calciare, non lo fa, appoggia su Gustavo che lascia sfilare il pallone, lo mette in mezzo e alla fine il Chelsea lo recupera con il numero 3, Quao, deve correre all'indietro Mesquita Tavares, mette in faro laterale sulla pressione di Ajala. Otto minuti alla fine, Corinthians che ha accorciato la distanza ma non è riuscito comunque a creare grandi occasioni. Qui c'è un fallo in attacco da parte di Ryan e la punizione ancora del Corinthians, la batte veloce Gustavo, molto lungo per il controllo stupendo di Mateusz, spalle alla porta, grande giocata anche in attacco del numero 4 brasiliano, poi ancora Caio Henrique, ancora scambia con Mateusz, ancora Mateusz a larga destra, Murilo Mesquita Tavares, Mateusz, c'è un po' anche di lui, Mateusz, tutto buono, ancora Caio Henrique, si lotta ai 20 metri, Chelsea tutto dietro, adesso Pedrinho parte da dietro, Pedrinho ne salta 3, Pedrinho, Pedrinho ne salta 4, Pedrinho col sinistro, alla fine passa a Kurt, una grande azione personale da rivedere di Pedrinho, una sfida a tutto il Chelsea, saltati ripetutamente 1, 2, 3, 4 giocatori e poi il sinistro rasoterra, attento Kurt, la qualità nello stretto di questo ragazzo con la maglia numero 7, Pedro Henrique Silva dos Santos. La rimessa per il Corinthians, un po' stanco il Chelsea che come contro il Lugano paga un po' forse la mancanza di ricambi e allora il Corinthians ha spazio, a margine per provare anche a pareggiarla questa partita, ma riparte velocissimo il Chelsea con Ajala, arriva Ryan, c'è George a sinistra, va a destra il tiro di Ryan col sinistro, la parata di Luis Paulo. Caio Henrique, Caio Henrique resiste, è un fallo, no, adesso va giù, punizione per il Corinthians, fallo di George,
sinistro di Ryan, che non ha nel sinistro il suo piede migliore. Passaggio di fatto al portiere del Corinthians. Punizione per il Timao. Pedrinho con i soliti problemi ai calzoncini, che sembrano nettamente più larghi, più grandi della misura che starebbe bene a questi bambini. Pallone direttamente sul fondo. Ultimi 5 minuti, non credo farà più cambi il Chelsea d'ora in avanti. Ne sta per fare uno il Corinthians, che in questo momento si trova in... uscito Gustavo in questo momento. Il suo posto, se non sbaglio, Menezes. Punizione per il Chelsea, c'è un fallo di Mateusz, il capitano, no? Russell Denny del Chelsea rimane giù, un po' dolorante, ne approfittano i brasiliani per dissetarsi un po'. Gli ultimi 5 minuti, si rimette in piedi un po' a fatica Russell Denny. Si alzano dalla panchina anche Kurt e Murray Campbell. Vediamo se dovrà essere costretto a un cambio qui. Mateusz in effetti molto in ritardo su Russell Denny. Non c'era bisogno di entrare in maniera così scomposta con un pallone molto lontano. In ogni caso, punizione, 4 minuti. 3-1 Roma sul campo numero 1. E allora Roma vicinissima alla finale per il quinto posto. L'Ajax che insomma poteva anche ambire qualcosa di più, invece si sta per giocare domani la finale per il settimo posto, un risultato un po' al di sotto delle aspettative per la formazione olandese, che è finita in un girone molto difficile. È arrivato a seconda dietro l'Atletico, poi è stata irretita ieri completamente dal River in una partita davvero strana, davvero non è mai iniziata per gli olandesi, sotto 2-0 dopo 3 minuti e mai capaci di tornare davvero in partita. Una blackout anche mentale per l'Ajax, che aveva giocato benissimo in mattinata, 10-0 sullo United, e adesso una sconfitta con la Roma che si sta per concretizzare. Mancano 4 minuti, ma torniamo sul nostro campo perché c'è il Chelsea avanti 2-1, Corinthians a caccia del gol che varrebbe quantomeno i calci di rigore. La giocata del numero 9 Vitor Lucas de Araujo, appena entrato, allarga a sinistra, prova ad allargare il campo in Corinthians con Caio Henrique. Adesso Mateusz spinto nettamente, non vede l'arbitro, ancora il Chelsea che ricomincia, il pallone in avanti per lo scatto di Russell Denny che va giù, tutto regolare, si lamentano i giocatori in campo, squadre lunghe, attenzione allo scatto di Pedrinho, allarga, non benissimo per Vitor Lucas che deve tenerlo in campo, ce la fa, guadagna rimessa, 3 minuti, salti finali dei brasiliani. Ancora Vitor Lucas fermato falosamente, punizione per il Corinthians, l'hanno detto questo da dietro, e punizione per il Corinthians, la batterà con ogni probabilità Pedrinho, lui che sistema il pallone. Qui siamo più vicini alla porta di Kurd, si rinnova questo duello che nel primo tempo è stato vinto da Kurd con una grande parata. Adesso vediamo se Pedrinho si prenderà rivincita, la posizione è simile a quella da cui ha fatto gol la Roma 2 giorni fa, anzi quella era ancora più defilata, questa è un po' spostata sulla destra ma ideale per il destro potente del numero 7 del Corinthians, che va a prendere la rincorsa, calcia, pallone raso a terra che sfila pericolosamente, ha cercato la precisione stavolta Pedrinho, sembrava un po' in ritardo Kurd, pare uscita vediamo di quanto da questa angolazione, è uscita di un metro. Un grande pericolo va detto per Kurd che ha lasciato sfilare. Ultimi 2 minuti, Chelsea che sta portando a casa la partita con merito alla fine, perché insomma ha sfruttato meglio le occasioni che ha avuto, con il Chelsea che non ha creato granché anche dopo aver accorciato le distanze. C'è il pallone di George, assoluto man of the match con la doppietta, recupera palla ancora il Timao che riparte con Mateusz nella posizione di centravanti, boa, accorcia per Pedrinho, recupera Russell Denny, poi il Chelsea con Ajala che però si fa murare, poi c'è il fuorigioco da parte di Ryan che era avanti al momento del tiro, è tornato all'indietro ma è partito da posizione irregolare.
Un minuto scarso, un minuto alla fine con il Corinthians che cerca di portare l'ultimo attacco alla porta di Kurd. Lo fa adesso Vitor Lucas contro Quao, che non è facile da saltare, lo dimostra anche in questa occasione, guadagnando rimessa laterale. Buonissima partita del numero 3, schierato poco dal suo allenatore, ma ha giocato davvero una buonissima partita a sinistra. Chelsea butta via la palla ed è la Corinthians l'ultima azione. La imposta Murilo Mesquita Tavares con lancio lungo. Cercare il solito Mateusz che prende bene la posizione su Acianpoc. Si gira bene Mateusz in scivolata. Ancora Tabo Quao. Ed è ancora Chelsea allora a chiudere. Palla al piede. Tiene il pallone Russell Denny. Ancora 10 secondi per il Corinthians, più recupero se ci sarà, si è perso un paio di minuti prima per l'infortunio, quindi potrebbe starci un paio di minuti. Mateusz rischia, Kurd riesce a toccare quanto basta per evitare l'intervento di Mateusz. Uno di recupero, dice l'arbitro. E allora un minuto ancora per il Chelsea per soffrire, per andare in finale contro la Roma che è avanti di 2 gol quando siamo nel tempo di recupero anche sul campo numero 1. Più incerta questa partita in cui i brasiliani cercheranno di portare l'ultimo attacco. Ancora Mateusz si gira, scarica bene verso Gustavo, pallone però che si allontana dall'area, lo deve rincorrere Gustavo, vediamo se ha spazio per mettere in mezzo, serve Pedrinho, può andare a battere sinistro, alla fine serve Caio Henrique, la palla è alta e su questo sinistro probabilmente finiscono le speranze della Corinthians di pareggiare la partita. Ha fatto bene il Corinthians, si è preparato bene per arrivare al tiro, poi però conclusione troppo alta da parte del numero 6 Caio Henrique Alves da Silva. Tutto fermo, la palla in rete, il gol è buono. Cos'è successo? Si lamentano tutti i giocatori del Chelsea. Dobbiamo rivedere tutto perché ha pareggiato il Corinthians a tempo scaduto. Protestano anche in campo i giocatori e i tecnici del Chelsea, grandi feste per il Corinthians che ha pareggiato proprio alla fine. E adesso l'arbitro dà spiegazioni con un Giorgio molto nervoso, così come era. Rivediamo tutto. Allora, pallone rimesso dal fondo con, ecco qui, il portiere Kurd che lo deve appoggiare per terra, e quello che fa, lo tocca male e pasticcia qui l'errore del numero 3 Tabo Quao. In realtà la rimessa dal fondo spettava al portiere Kurd, il giocatore l'aveva semplicemente toccato per sistemarla, forse meglio per il portiere. E allora 2-2, allora si andrà ai rigori, pallone che viene allontanato, il controllo da parte di Kurd, si gioca ancora, non è finita questa partita, siamo al secondo di recupero, siamo ben oltre il minuto di recupero segnato all'arbitro che adesso immagino fischierà dopo l'inversa del gioco. Invece si continua a giocare, il Corinthians quasi addirittura ha un attacco addirittura per vincere la partita. Mateusz, attenzione, allora tocco buono per Mateusz davanti al portiere, Mateusz 3-2, incredibile quello che è successo sul campo numero 2. Il Corinthians ha ribaltato la partita e addirittura la vince con Mateusz, 3-2, situazione davvero clamorosa. 3-2 con Chelsea che chiede spiegazioni adesso a bordo campo. In effetti non sembra avere tutti i torti la formazione, tanto si continua a giocare. Siamo al terzo di recupero, finisce adesso una partita dal finale davvero clamoroso.